arriva, dove se va la vita scellerata, dove se va la vita bella ma scellerata. Che sono la particolarità del nostro territorio. Ringrazio il Circolo Culturale Monsanpolese che questa sera ha accettato l'invito ad essere al nostro fianco con le loro massaie, con le nostre donne di Monsanpolo, che fra un po' ci faranno vedere come funziona, come si fanno gli gnocchi di Monsanpolo, che sono buoni da assaggiare, anzi vi invito poi a gustarli, ma sono anche curiosi da vedere, quindi è una vecchia tradizione che portiamo avanti e che cerchiamo di mantenere. Monsanpolo punta su questo, punta sulla cultura, punta sull'arte, punta sui suoi tanti musei, in particolare sul Museo delle Mummie, perché noi abbiamo questa particolarità quasi unica in Italia, insieme a pochi altri centri del nostro territorio abbiamo esposti dei corpi perfettamente conservati dal tempo, quindi parliamo di mummie del 1600-1700 che hanno la particolarità di avere degli abiti popolani perfettamente conservati, quindi è un tuffo nel passato, un po' a riscoprire quella che era la società del tempo del nostro centro storico, quindi invito tutti a vedere e a visitare Monsanpolo. Approfitto, poi ci sarà anche il dottor Luca Marcelli che gestisce i musei di Monsanpolo, quindi che magari farà una panoramica più approfondita delle cose da vedere, però musei aperti tutti i giorni perché vogliamo accogliere i nostri turisti e come dicevo il martedì sera c'è questo tour dei miti e dei misteri, quindi di notte si visita Monsanpolo e si vanno a scoprire quelli che sono gli angoli, quelli che sono gli, diciamo, gli scorci più suggestivi e più importanti del nostro film. Amore, mia moglie, quando la via è tutti contenti, ma basta solo un mese e te ne vendi. Questo è il mese che ogni frutto lega, pure alla fava e papà la piega. In realtà, ecco, oggi, diciamo, la Templaria è meravigliosa, questa sera ne vedremo anche delle testimonianze, ma Castignano è un luogo da vivere e da vedere tutti i giorni dell'estate. Sindaco, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie innanzitutto al padrone di casa, come dicevi prima, al sindaco di San Benedetto, Pasqualino Biondi, grazie di averci ospitato. Grazie allo chalet Oltremare per averci dato la possibilità questa sera di far vedere, diciamo, un po' quello che è Templaria, che i turisti possono, se resteranno, possono vedere dal 17 al 21 di agosto. Castignano è un piccolo paese dell'entroterra con circa 2800 anime riesce a mettere su uno spettacolo che nelle 5 sere fa, diciamo, tanti spettatori che ci vengono a trovare, ma non siete visitatori, ma siete protagonisti di Templaria, siete voi stessi protagonisti di questa bellissima manifestazione. Venire a Castignano significa godersi di un paesaggio, come diceva il sindaco di San Benedetto, del nostro territorio, è una eccellenza, diciamo, paesaggistica, perché abbiamo quegli scorci meravigliosi che il paese offre ai visitatori che vorranno venirci a trovare. Poi ci sono diverse realtà, abbiamo un bellissimo museo di icone ed arte sacra, abbiamo delle specialità enogastronomiche che verrà illustrate poi dal presidente Corradetti, l'Anice Verde di Castignano, riconosciuto presidio slow food, per cui chi segue un po' questa cosa, il presidio slow food, capisce qual è la nostra importanza di questo piccolo seme, ma che dà, diciamo, delle eccellenze, crea delle eccellenze dal punto di vista di dolciario che è culinario oggi. Per cui venire a Castignano è visitare un territorio a 360 gradi. Oggi Templaria è riconosciuta a livello regionale perché è una delle manifestazioni più importanti che la Regione Marche riconosce, per cui che cosa posso dire ai turisti che stanno qui questa sera? Di venirci a trovare e di godere del nostro territorio e dei nostri scorci che all'imbrunire e al mattino sono veramente bellissimi.
Io saluto anche il sindaco di Monteprandone, che è un altro... di Monzambuolo. Partecipa da 30 anni a Templaria, insieme ad altri come i carcerati, come i fraticelli, che sono delle realtà ai quali tutti i visitatori sono affezionatissimi. Loro sono diventati molto bravi, sono molto particolari, non mancano mai di essere ironici e hanno anche studiato, perché studiare è importante, e è importante per chi sta alle spalle di tutto questo, l'organizzazione, perché continuiamo a mandare avanti una ricerca storica non indifferente per riuscire a sostenere Templaria. Ogni anno, e anche quest'anno, ospitiamo degli storici che vengono a tenere dei convegni all'interno di Templaria. Quest'anno ci sarà il professor Franco Mezzanotte, che per gli addetti ai lavori è un nome importante, un nome simio. E questa ricerca fa sì che, anche grazie alla tenacia e alla testardaggine dei castignanesi, tutto questo sia diventato una tradizione.